Eccoci, è terminata da poco, come vedete di tavoli vuoti, la degustazione della 12ª etichetta di Ferrari, il grande produttore di Trento DOC, le bollicine di montagna, come si dice. Siamo arrivati alla 12ª etichetta con il Perle Bianco Riserva. Siamo con Laurentiis, con Ruben Laurentiis, sì, che è il vero... Insomma, come si può dire? Nella Formula 1 sarebbe l'ingegnere capo del team, no? Che sei l'enologo di casa Ferrari, sì, l'enologo di Ferrari Trento. Una professione particolare, una professione che è fatta di creatività, di intuito e di grande professionalità. È un po' così? Ci sono queste tre caratteristiche? Sì, c'è alla base una conoscenza scientifica, che senza quella non si crea nulla. Le basi, non è facile poi individuare un qualcosa. Ogni enologo lavora in un'azienda e prima di tutto deve essere coerente alla filosofia dell'azienda, questa è la cosa principale. Certo. In Ferrari la coerenza l'ha creata addirittura il fondatore, poi la famiglia Minelli, è rispetto, massimo rispetto del territorio nostro, essere solo in Trentino. E massimo controllo della qualità in ogni fase. Questa è la base per dare un qualcosa di molto particolare e unico, perché l'aspettativa del cliente Ferrari dopo 120 anni fra un po' è molto alta. Nel mio campo le solite, ovviamente c'è una parte creativa, quello che cerco di non subire mai è come la pressione delle responsabilità. Perché questa, se avessi pressione troppo di responsabilità, tutte le scelte le farei in difesa per non rischiare. Senti, se tu dovessi paragonare il tuo mestiere a un'altra professione, io la vedo un po' come l'architetto, come l'artista, cioè come qualcuno che ha delle basi precise, tecniche, ma che poi sviluppa la propria differenza rispetto ad altri con quel tocco in più, con quella, no? Sì, può essere, le basi sono un po' importantissime. Come dico, però è importantissimo sapere dove si è, non si può andare a caso o essere molto troppo fantasiosi, perché siamo un'azienda che ha una storia, va rispettata e essere molto coerenti. Quindi più ingegnere coerenti. Che architetto, forse? Sì, uno e l'altro. Ovviamente la parte creativa c'è, non dobbiamo essere troppo precisi. Cioè, il concetto non c'è una ricetta per far vino, certo. Perché il concetto che più difficile è che ogni anno riparti da zero, e non puoi dire lavoro a ricetta come l'anno prima, altrimenti non crei. Devi cercare di capire. Metro Classico ha uno svantaggio in più, che io creo una bottiglia e il consumatore me la assaggia dopo 4, 5, 6 anni, a volte dopo 10 anni, e solo allora ho un giudizio di buono e non buono. Giusto. E io a volte quando faccio un vino nuovo come Perle Bianco ne ho messi via da... Come hai cominciato a lavorare al Perle Bianco? Siamo nel 2016. Nel 2006, 10 anni fa. Nel 2006, pensi? Sì, prima l'ho fatto delle prove. Poteva succedere di tutto però. Sì, però le bottiglie le ho messe via. In quel caso poi le bottiglie sono messe via e devono andare a buon fine. Quindi c'è una sorta di distacco tra l'enologo e la bottiglia, perché magari tu potevi anche cambiare vita, o la cambiava l'azienda, non lo so, cioè poteva succedere qualcosa o c'è questo rapporto? Nelle aziende, come tutti i lavori, può cambiare anche l'enologo, in questo caso il professionista, ma ne arriva un altro. Però forse nel vino c'è più unione, sì, no? C'è unione, però se un'azienda è come Ferrari storica, con esperienza, il processo è abbastanza chiaro, il concetto di lavoro è abbastanza chiaro. L'importante è che chi arriva nuovo segue quel concetto, è coerente, perché se arriva uno che non è coerente con la storia cambia totalmente. Dopo c'è una parte che ognuno mette un po' il suo. Senti, in un mondo che va sempre di corsa, tu prepari l'inizio di un progetto 10 anni prima, c'è qualcosa di diverso? A volte no? È stressante, magari ti impegni una cosa che per te è buonissima e poi devi aspettare 6 anni per essere mai gratificato. E magari quella cosa è un'intuizione, un lavoro che hai fatto con i tuoi collaboratori, perché è un momento cruciale, ad esempio la vendemmia. Ho appena finito la vendemmia adesso, dove penso che noi in Ferrari arrivano uve da circa 680 vignaioli, che sono circa 3.000 appezzamenti, e vanno gestiti, tutti i chardonnay vanno gestiti, e poi tu devi praticamente mettere la parte principale e mettere le basi per il futuro di questo vino. Quindi la pressatura del vino devi proprio vivere personalmente. Bellissimo. L'enologo passa più tempo in cantina o in vigna? L'enologo, l'agronomo è principalmente in vigna, e per me è importante avere un ottimo rapporto con l'agronomo, in modo che io
cioè, chiarisco con lui come, qual è la mia visione e assieme collaboriamo, questo è determinante, ma e l'agronomo deve collaborare con il vignaiolo. Certo, perché eravamo da solo. Un team stretto, no? Sì, tutti devono fare lo stesso percorso. Benissimo. Però noi penso abbiamo 680 vignaioli che dall'uva alla Ferrari non c'è neanche un contratto scritto, non esiste. Portano l'uva per tradizione. Certo. Io ho visto arrivare il nonno, adesso il figlio, adesso il nipote. E quindi questo è una grande forza, perché sono molto orgoglioso di portare l'uva alla Ferrari. Questa è la base principale. E poi la base principale c'è in Trentino. In Trentino c'è un territorio che si possono fare questi vini. I rumori della cucina, perché siamo sì, certo. In un momento bellissimo che è quello della fine di un pasto. Certo. L'ultima domanda, nella complessa ma anche tradizionale, quindi se si vuole precisa, elaborazione delle bollicine e quindi del metodo trentino, del metodo Trento Doc, qual è il passaggio più delicato, quello dove bisogna stare più attenti? Allora, il passaggio principale è il primo, quando si crea il mosto. Perché io devo mettere tutto quello che c'è di buono nell'uva, interpretando poi anche l'annata nel mio mosto, poi nel vino. Però dopo ogni fase ha la sua importanza, perché ogni operazione che viene fatta in cantina o nel processo finisce nel bicchiere. E non si può sottovalutare nessuna, nessun momento, perché il vino è una cosa viva. Che è la dimostrazione che quando bevete Ferrari avete tutti i passaggi giusti. Qui ce n'è un bicchiere, lo vediamo, eccolo qua. Questo è il demi-sec che ci hanno servito e proposto dopo il dessert. Sì, che viene abbinato col dessert. Che viene abbinato col dessert. Sì. Io ringrazio di questa bellissima chiacchierata È stato un piacere. Ci vediamo a Trento, spero presto. Grazie, a presto.